della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati e la trasmissione sulla web TV della Camera dei Deputati diretta. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle eventuali interferenze straniere sul sistema delle relazioni internazionali della Repubblica Italiana, l'audizione dell'ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata, già Ministro degli Affari Esteri. A nome della Commissione do il benvenuto all'ambasciatore, che ringrazio per la disponibilità a prendere nuovamente parte ai nostri lavori, dopo la recente audizione svolta il 13 luglio scorso, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero. Come segnalato già in quella sede, Giulio Terzi di Sant'Agata, oltre a essere stato Ministro degli Esteri dal novembre 2011 al marzo 2013, nella sua lunga carriera diplomatica ha ricoperto prestigiosi incarichi, tra cui quello di rappresentante permanente alle Nazioni Unite a New York, Vice Segretario Generale e Direttore Generale per la cooperazione politica multilaterale presso la Farnesina. Dall'ottobre 2009 al novembre 2011 è stato ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti, contribuendo all'ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali Italia-Stati Uniti d'America. Sul piano atlantico e della sicurezza internazionale, il suo biennio a Washington è stato contrassegnato da un'intensificata e strutturata cooperazione con gli Stati Uniti, sia bilaterale che nelle sedi multilaterali, in particolare per le questioni riguardanti Afghanistan, paesi del Mediterraneo e Medio Oriente, dell'Africa, la Russia, la Cina e le altre economie emergenti. Rilevanza centrale ha avuto, inoltre, il rilancio dei rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea, quale banco di prova della politica estera di sicurezza comune, e l'obiettivo di creare una zona economica euroatlantica integrata. Venendo al merito dei nostri lavori, in una videoconferenza organizzata dalla Fondazione Einaudi il 23 marzo scorso, intitolata «La Cina d'oggi, opportunità o minaccia?», l'ambasciatore ha affrontato temi molto rilevanti ai fini dell'indagine conoscitiva che stiamo conducendo, partendo dall'insabbiamento iniziale dell'epidemia da parte della Cina, passando per la disinformazione e le fake news. Ci si è chiesti se il soft power cinese di promozione all'estero della cultura del paese sia ancora tale o se sia ormai diventato anche quello sharp power. Nello stesso periodo, in un intervento sulla testata online formiche.net, l'ambasciatore ha dichiarato che non solo dalla SARS in poi la Cina ha nascosto, censurato e truccato i dati sulla sanità pubblica, impedendo di reagire in tempo grazie al suo dominio delle agenzie ONU, ma la scomparsa di Li Zewa, ex giornalista cinese, che ha documentato l'assenza di trasparenza e la propaganda del Partito Comunista Cinese nella gestione dell'emergenza del Covid-19, riaccende i riflettori sulla manipolazione e falsificazione dell'informazione da parte del governo cinese. Sono certo che, anche attingendo al patrimonio della sua lunga e prestigiosa carriera diplomatica, l'ambasciatore Terzi di Sant'Agata potrà dunque offrire un contributo prezioso ai nostri lavori. Ciò premesso, do la parola al nostro ospite affinché svolga il suo intervento. Un dialogo e una possibilità di scambio di valutazioni in questo organo di fondamentale rilevanza per la definizione e la comprensione di molti aspetti della nostra politica estera, di sicurezza, le relazioni economiche, scientifiche e culturali del nostro Paese. La ringrazio anche delle espressioni eccessivamente generose che ha riservato
alla mia opera di funzionario e poi per una breve stagione di membro di un passato governo. Io credo che parlare di ingerenze significa approfondire aspetti che vanno al di là di una normale, chiamiamo con tutto il beneficio d'inventario che la parola normale può avere in questi tempi, attività di relazioni politiche e diplomatiche fra gli stati, fra i governi e fra le società civili. Interferenze nel modo in cui io propongo di discuterle oggi sono molte attività sempre più diffuse, sempre più inquietanti, che vanno oltre qualsiasi zona d'ombra, qualsiasi cono d'ombra, per dirlo alla Conrad, qualsiasi twilight zone nella quale si possa ancora sostenere che certe cose le fanno tutti, che lo spionaggio è una caratteristica delle attività dai tempi dell'antichità, di qualsiasi tipo di relazione di uno Stato con un altro, di un potentato con un altro, ma si tratta di attività che propongo di discutere oggi che sono ben più sharp, come ha detto il Presidente. Non hanno ormai più niente di culturale, hanno moltissimo, in modo prevalente, la volontà di disinformare, di sviare, di condizionare l'opinione pubblica e molto spesso attività che sono basate sulla forza del ricatto economico, militare, di prossimità o di interferenza negli affari stessi altrui, della sovranità altrui quando parliamo di stati indipendenti come il nostro, o di sovranità parziali. Forse non sono neanche sovranità, ma sono autonomie, ma comunque regolamentate da precisi accordi internazionali e da precisi passaggi sanciti anche dalle Nazioni Unite, come lo status di Hong Kong, com'era lo status di Hong Kong. Quindi è a queste interferenze che io vorrei riferirmi oggi, perché queste interferenze ledono dei principi, a mio modesto avviso, ledono dei principi e sono una minaccia per delle cose, dei valori, ma anche per delle norme sancite dalla nostra Costituzione e dai trattati europei. Penso in particolare agli articoli 21 e 22 del Trattato sull'Unione, sulla promozione e tutela dei diritti umani e dello Stato di diritto. E sono minacce che si sono materializzate in misura in netta crescita, crescente in questi ultimi anni, sia per quanto riguarda, uno, la nostra politica estera di sicurezza, sia per quanto riguarda la nostra sovranità e il nostro interesse nazionale nella sfera economica, scientifica e dell'informazione. Quando parlo di interesse nazionale, parlo di interesse a tutelare la nostra proprietà intellettuale, la nostra conoscenza scientifica, la nostra ricerca e il valore delle nostre azioni e delle nostre aziende e delle nostre tecnologie. Ora, sia sul primo punto che sul secondo, cioè sul punto della politica estera e di sicurezza, e sul secondo, quello della, diciamo così, sovranità economica, scientifica e culturale nel nostro paese, la Cina guidata da presidente a vita Xi Jinping, che è titolare, che è diventato in questi ultimi anni, soprattutto dall'accesso alla presidenza, ma soprattutto con le riforme costituzionali della Carta del Partito avvenute negli ultimi 2 o 3 anni, diventato diversamente e in maniera molto più forte di quella che era, di quel potere che veniva esercitato da tutti i suoi predecessori, da Mao in poi, è diventato il centro assoluto delle maggiori responsabilità politiche, economiche e di sicurezza proprie all'intero Partito Comunista Cinese e al sistema della Repubblica Popolare Cinese. E per effetto anche di questa trasformazione nel potere interno, la Cina è diventata oggi il paese che dimostra di voler influire sulla politica estera di sicurezza anche dell'Italia, ma per molti versi soprattutto dell'Italia in Europa,
e spera di poterlo fare con successo attraverso una serie di misure e di tendenze che sintetizzerò subito. Non siamo certamente il solo paese target di questa strategia, non si avvale certamente Pechino solo nei nostri confronti di strumenti che esulano completamente da prassi e regole dell'attività diplomatica e politica degli Stati. Pechino svolge in effetti a tutto campo pressioni economiche, azioni di intelligence aggressiva e a vastissimo raggio, campagne cyber sui social e di hackeraggio contro governi stranieri, partiti politici, dirigenti politici americani, europei, australiani, neozelandesi, giapponesi, sudcoreani e a favore invece, anche con sostegni politici ed economici documentati, a favore delle numerose personalità che il governo cinese ritiene amiche. E non è solo la Cina a promuovere, soprattutto con l'occasione offerta dalla pandemia, una strategia mirata al sovvertimento, lasciatemi parlare con grande franchezza, al sovvertimento della democrazia liberale e a una revisione radicale del diritto internazionale pattizio consuetudinario ampiamente e generalmente riconosciuto e ratificato dalla stessa Cina negli ultimi 70 anni, questo diritto attraverso un'infinità di strumenti, di accordi, di intese, di intese politiche e giuridiche, legali. E non è solo la Cina a promuovere una politicizzazione estrema a proprio favore delle principali organizzazioni internazionali. Lo vediamo, la posizione di membri permanenti del Consiglio di Sicurezza è uno strumento legalmente riconosciuto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a favore di 5 paesi che se ne avvalgono interamente e anche abusano del diritto di veto o della condizione di veto che viene loro concessa dalla Carta. Ma è la Cina che in questi ultimi anni, direi 8-10 anni per essere preciso, ma più 8 che 10, utilizza tutte le posizioni che aveva in precedenza, per parlare ancora delle Nazioni Unite e Consiglio di Sicurezza, ma anche il DESA, alcune altre agenzie, ma che adesso è riuscita a moltiplicare come centri d'appoggio e di sostegno di obiettivi nazionali. Non si venga a parlare di multilateralismo e di visione generale di un mondo multilateralista basata su una nuova ventata di fiducia nelle organizzazioni internazionali. La Cina ha fiducia nelle organizzazioni internazionali che controlla direttamente e che sono, abbiamo parlato del Consiglio di Sicurezza, sono quando può, grazie ai voti di un ampio movimento di sostegno e anche una politica di aiuto allo sviluppo sui generis, su quale potremmo soffermarci a lungo, ma di aiuto allo sviluppo in seno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma ha acquisito indubbiamente posizioni dominanti che non aveva in passato alla FAO, all'IFAD, al Consiglio dei diritti umani a Ginevra, all'International Telecommunication Union, dove non ha ottenuto la presidenza, ma ha una posizione estremamente forte. In questa partita geopolitica sono certamente comprimari anche la Federazione Russa e specialmente la Repubblica Islamica Iraniana. Potrei parlarne per non appesantire adesso la mia esposizione, ne parleremo magari nel corso del dibattito, dello scambio di opinioni, per forse meglio darmi modo di chiarire di cosa parlo, ma insomma è sotto gli occhi di tutti che in misura diversa questi tre paesi, ma di gran lunga molte miglia avanti nel senso di antagonizzare l'Occidente nel suo insieme, l'Unione Europea e l'Alleanza Atlantica, sta la posizione della Cina. Gli altri due paesi che si uniscono in modo anche abbastanza evidente sul piano multilaterale, nel gioco generale della geopolitica, si uniscono spesso le posizioni cinesi, sono in realtà la Federazione Russa, dettata da una sua strategia che non
divide con nessuno se non il proprio interesse nazionale, quindi da una strategia che definirei opportunista, e l'altro paese, l'Iran, guidato da qualcosa di diverso, da una visione messianica del mondo, che in qualche modo, pur da una posizione di grande leadership nel mondo musulmano, alla quale pur avendo una posizione minoritaria numericamente, ma ritiene di avere una posizione ideologica di trascinamento che può dominare nel portare l'intero mondo musulmano su posizioni di contrasto e, perché no, forse anche di conflitto, e regionalmente lo sta facendo, un Iran che condivide, adesso non vorrei avvicinare il termine messianismo al quello del Partito Comunista Cinese come a quello dell'Islam sciita e dei mullah sciiti, ma indubbiamente una visione del mondo a lungo termine basata sull'auspicio e sul convincimento che i dirigenti di quei paesi cercano di inculcare i propri popoli con tutti gli strumenti possibili, dalla propaganda alla repressione, anche al versante economico quando riescono, di inculcare l'idea di un destino del loro paese, del loro popolo. Guardiamoci bene, parlo di popolo in senso etnico, non mi spingo a dire come fanno alcuni in senso razziale, ma sicuramente etnico e culturale, perché vediamo la posizione degli Han in Cina rispetto ai tibetani, ai musulmani uiguri, e sicuramente non sono quelli che sono l'identità culturale della Cina oggi, ma semmai sono delle identità che vanno combattute secondo il governo cinese. E lo stesso in gran parte vale, sia pure essendo l'Iran un crogiolo di realtà culturali ed etniche, ha una posizione di preminenza basata sulla fede sciita. Quindi questo è per chiarire che la Cina non è l'unico protagonista di questo tipo di operazioni di interferenza, ma è il campione, a mio avviso, avviso di diversi altri osservatori, non soltanto italiani, di queste interferenze indebite e in alcuni casi fortemente lesive della sovranità. Diciamoci sinceramente, per capire a cosa mi riferisco, lesive della sovranità del popolo italiano garantita dalla Costituzione. Perché se mi trovo di fronte a interferenze fatte attraverso sistemi anche indecifrabili e non attribuiti di intelligence, di attacchi sui social media, attraverso troll e intelligenza artificiale, risposte cyber di ogni tipo e modalità, che cercano di modificare l'atteggiamento complessivo dell'opinione pubblica italiana a favore di tesi che convengono soltanto, una trasformazione interna del nostro paese, così come di altri paesi, di tesi che sono mirate a incidere sulle relazioni internazionali del nostro paese in modo molto profondo, sicuramente non siamo in un campo di valutazione serena da parte della cittadinanza per quello che è il giudizio che deve essere poi espresso attraverso la cittadinanza dalle istituzioni che la cittadinanza, che i cittadini italiani rappresentano. E allora andiamo a vedere un momento quali sono le azioni principali. Me le sono sinceramente scritte rapidamente senza fare grandi ricerche, ma sono talmente nella memoria di tutti e sotto gli occhi di tutti, a meno degli occhi di quelli che guardano e che non vogliono girare la testa dall'altra parte. Cioè, siamo di fronte a un quadro di interferenze inquietanti volte a modificare, impedire, censurare qualsiasi presa di posizione italiana su almeno 7-8 punti straordinariamente importanti per la nostra politica estera. Il primo punto è un punto che riguarda l'assoluta necessità dell'Italia
di far parte e di promuovere, suggerire, agire, fare di tutto per impedire il ripetersi di genocidi di qualsiasi forma. In Xinjiang è in atto un genocidio. Non è necessario avere 6 milioni di vittime nelle camere a gas. Il genocidio inizia con la deculturazione, lo sradicamento dell'identità. Lo vediamo in tutti i manuali, chiunque è un attimo aperto un manuale anche di storia della giustizia internazionale lo vede con grande facilità. La sterilizzazione forzata delle donne, l'internamento delle famiglie, la separazione dei bambini dai genitori, il riconoscimento, il prelievo del DNA da decine di milioni di cinesi nelle zone critiche del paese per capire quelle che sono le componenti anche che geneticamente possono portare, eccetera. E parlo degli uiguri dello Xinjiang. Il secondo punto è quello, ed è stato oggetto anche di abbastanza polemiche sulle posizioni prese o meno dall'Italia in questi ultimi tempi, dell'appropriazione con la forza del Mar della Cina meridionale. Cioè, l'appropriazione con la forza del Mar della Cina meridionale, un dato di fatto che si è realizzato nonostante e contro una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia che condannava la Cina a eliminare la restituzione in integrum su ricorso filippino, poi rimasto in sospeso nell'attuazione, ma che la Cina ha assolutamente detto di non voler assolutamente attuare, non è una cosa di un paese lontano che poi si vedrà, ma in fin dei conti la Cina è il paese più potente, c'è bisogno della sua Lebensraum, ha bisogno del suo spazio vitale, andiamo a prendere quello che ci serve, quindi le risorse naturali anche altrui, perché il popolo cinese deve crescere, ha una missione nel mondo. Ma è stata uno smantellamento da parte del più grande, più popoloso paese e forse fra non molti anni anche l'economicamente e militarmente più potente membro delle Nazioni Unite, lo smantellamento di una fondamentale conquista del diritto internazionale che ne abbiamo sentito parlare tanto, la Convenzione della Giamaica sul diritto del mare, UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Questo vuol dire che si sono lasciati calpestare completamente i diritti territoriali, di sovranità, di sfruttamento economico, di navigazione, del Vietnam, Brunei, Indonesia. E più a nord poi la questione si propone anche col Giappone e con la Corea del Sud. Quali sono le posizioni, le azioni diplomatiche che stiamo facendo per impedire che il diritto internazionale si pieghi al riconoscimento attraverso la prassi acquisita per anni del fatto che il diritto internazionale lo si fa con la forza, non lo si fa con ricorso alle giurisdizioni internazionali, non lo si fa col negoziato, non lo si fa con i meccanismi di risoluzione delle controversie o con decisioni legittime di organi internazionali a ciò abilitati. Lo si fa occupando, se uno c'ha la forza, prendendo e via. E questo mi dispiace dire perché ho una visione parecchio diversa di quello che è il rapporto che noi abbiamo avuto sempre e che dobbiamo continuare a coltivare con la Russia. Questo è un problema di fondo che riguarda anche ciò che è avvenuto e che sta avvenendo nel Donbass e non la possibilità di chiarire attraverso il processo di Minsk questo tipo di contenzioso. Ma là nel Mar della Cina non c'è neanche un processo di Minsk, un processo di qualsiasi altra cosa, nulla. L'occupazione, la comunità internazionale rimane zitta, l'Italia è stata estremamente tiepida, a quanto capisco, a meno che non ci siano stati dei passi segreti che non ho nessun diritto di conoscere, ma questo è un punto importante. Pochi giorni fa, forse qualcuno l'ha letto sui giornali, c'è stata una manifestazione di poche persone, perché sono purtroppo rimasti in pochi in grado di alzare la voce su questo, fra le vittime. 100 milioni di vittime, di perseguitati, da 21 anni,
del Falun Gong, una confessione, diciamo, una linea di pensiero culturale che predica la non violenza, la tolleranza, l'amore per il prossimo. Pericolosissimi in Cina, tant'è vero che nel momento in cui la Cina è entrata nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, proprio in quei mesi ha deciso di avviare una persecuzione durissima contro i Falun Gong. Vi risparmio i rapporti oramai oggetto anche di sentenze di magistratura in giro per il mondo sull'espianto forzato di organi da prigionieri del Falun Gong da parte degli ospedali cinesi, che sono in un circuito poi che è collegato anche purtroppo a beneficiare i pazienti che in modo inconscio, medici che inconsciamente cadono in questa rete. Quarto punto, il Tibet. Problema irrisolto, ma sempre più aggravato da un trasferimento di popolazione ed una cinesizzazione della componente prevalente del paese, e che indubbiamente da molti anni rappresenta uno dei tanti crimini contro l'umanità su cui non ho più sentito parlare se non in contesti esterni alla composizione di governo, lo dico con molta chiarezza, nella politica estera italiana, mentre in passato se ne parlava con diversa frequenza e convincimento per quanto riguarda l'affermazione dei diritti umani e lo Stato di diritto. Il quinto punto riguarda Hong Kong, cioè l'imposizione della nuova legge sulla sicurezza in violazione della legge fondamentale e delle intese sino-britanniche convalidate e recepite dalle Nazioni Unite. Su questa cosa consentitemi di dire che c'è molta delusione fra quanti sostengono non Hong Kong perché hanno degli interessi economici o finanziari, ma Hong Kong perché si vede come il test, quello che accade e che è accaduto e che accadrà sempre di più in quel territorio, lo si vede come il test della praticabilità di un paese, due sistemi, che crolla completamente con quello che sta avvenendo. E in tutto questo abbiamo, il mio sesto punto, la disinformazione e le interferenze sistematiche, persino quando si parla, quelle poche volte che si riesce al di fuori di dibattiti magari parlamentari formali, ma con iniziative, con side event, diciamo come convegno, conferenze stampa, in aule del Senato o della Camera, prese da parlamentari particolarmente sensibili a questi temi, insieme a think tank che operano su questi territori, disinformazione e sistematiche interferenze da parte delle autorità cinesi e di azioni di minaccia, ma io penso che sia giusto il termine da usare. Si termina da usare quando l'ambasciata di Cina a Roma tuona contro un approfondimento, un dibattito libero alla sala Nassiria del Senato. Un approfondimento sulla situazione a Hong Kong qualche mese fa che vedeva l'intervento via Skype di Joshua Wong e dà degli irresponsabili ai parlamentari che ne erano parte. Ora, questa è un'interferenza sulla politica estera italiana e su molte altre cose, ma anche sulla dignità del Parlamento. Ci sono state proteste dei diversi responsabili di partiti che erano presenti, e spero che le autorità cinesi ne abbiano tenuto conto, ma sono cose che giustamente devono essere stigmatizzate. Settimo punto, tornando un attimo alla legge per la sicurezza nazionale, sicuramente gli onorevoli parlamentari presenti conoscono perfettamente, perché è talmente straordinaria questa legislazione e soprattutto alcune norme, è straordinario l'idea che un paese possa legiferare sul diritto penale in materia di antiterrorismo e di sicurezza dello Stato con una giurisdizione, un'applicabilità globale.
Cioè la legge dice che chiunque si, sia reo di atteggiamento sedizioso o sovversivo per parlare di libertà, democrazia, Stato di diritto, diritti umani a Hong Kong è passibile di essere processato e estradato verso la Cina per essere giudicato. Non dice che sono solo i cittadini cinesi, magari rifugiati politici, e sarebbe già abbastanza grave questo, ma lo dice senza qualificazioni. Cioè, chiunque di noi parli in questi termini ritenuti offensivi è passibile, stando alla lettera, siccome sono stati anche degli scambi poi sui social, anche con le autorità cinesi che non hanno assolutamente chiarito questo, rimaniamo nel dubbio. E l'ottavo punto è la cyber information warfare, cioè quel conflitto a bassa intensità di cui è sempre più specializzato l'intelligence di molti paesi, ma parliamo qui dell'intelligence cinese, di disinformazione e pressione a livello politico, al massimo livello politico, con l'obiettivo di far passare tesi propagandistiche persino con l'impiego di pubblicità mirate o di articoli compiacenti sulla grande stampa del nostro paese. Ecco, stampa, media, eccetera. Questo avviene anche, non avviene solo in Italia, per carità, avviene in tutto il mondo, perché le risorse che vengono destinate dal governo cinese a questo tipo di operazione sono molto ampie, ma in Italia sicuramente questo è un elemento che si inserisce nelle diverse cose che erano contemplate dal memorandum of understanding firmato lo scorso anno in occasione della visita del presidente Xi Jinping, memorandum of understanding che sì, era stato venduto a tutti come un accordo commerciale, un accordo che favorisse l'interscambio, che favorisse la crescita economica, eccetera, e poi ha delle clausole molto precise nelle quali l'Italia si impegna nel contribuire alla diffusione di notizie date dagli organi, in pratica, dalle agenzie stampa del Partito Comunista Cinese, e a scambiare informazioni con riferimento, non dice di intelligence, ma informazioni sensibili fra i due paesi. Quindi tutto questo l'abbiamo visto, questa attività di cyber information warfare è stata evidentissima su tre piani: nella lotta al coronavirus nel suo insieme e tutta la storia degli aiuti cinesi, sulla quale non mi dilungo perché è straconosciuta. Due, cyber information warfare per cercare di ribaltare la frittata sulle spalle degli occidentali, addirittura tragicamente ridicolo anche sulle spalle italiane, come origine del coronavirus, quando in base all'International Health Regulation entro 24 ore l'accordo firmato e ratificato dalla Cina nel 2005 dopo l'epidemia SARS obbligava Pechino a informare tutti gli altri 180 aderenti a quel sistema e informare in parallelo l'OMS. Questo non è avvenuto ancora neanche fino ad oggi, perché anche oggi la missione dell'OMS, sappiamo che continua a dire quanto sono bravi i colleghi cinesi, ma di cose concrete su le cose che interessano non ne sono uscite fuori. E tantomeno questa grande collaborazione e amicizia con l'Italia ha prodotto qualche canale privilegiato, se non fosse quello degli aiuti e delle mascherine regalate e in parte credo pagate dal contribuente italiano, non ha prodotto quella collaborazione scientifica che poteva essere importante, magari, anche se è vero, i medici cinesi sono stati da Wuhan a Brescia, a Bergamo, eccetera, ma non mi pare che sul piano della collaborazione scientifica ci sia stato molto, dato che anche da parte americana dichiarazioni del dottor Fauci, ripetute anche alle televisioni italiane, ha sottolineato come questa collaborazione sia stata da loro richiesta, dagli americani, da Fauci stesso richiesta, è sempre negata. Ma tutta disinformazione che invece ha cercato di far capire l'opinione pubblica, tant'è vero che il rating della Cina nell'opinione pubblica è salito per l'apertura che è stata data anche dall'informazione pubblica,
televisioni e stampa hanno, soprattutto i servizi televisivi sugli aiuti cinesi, sappiamo che hanno prodotto, hanno trasmesso 5, 6 o 7 volte più di quello che hanno trasmesso sugli aiuti russi o americani. E poi la grande questione, qui veramente la cito soltanto come elemento di attenzione, la questione del 5G e di quello che è l'intelligence economico. Vogliamo mettere il 5G sul tema dell'intelligence economico? Sicuramente entra, ma entra su qualsiasi tipo di intelligence, politico, strategico, militare, eccetera, è una questione determinante. E qui c'è una cosa da osservare, che non è marginale, che tutta la disinformazione sull'assoluta verginità di un colosso come Huawei per quanto riguarda i rapporti con l'intelligence cinese, che come sapete probabilmente, basta vedere un attimo la strutturazione, verticistica e ideologica l'intelligence della Cina, basata su un raccordo molto stretto col vertice, quindi alla fine con Xi Jinping, mirato all'avanzamento rapidissimo nei settori più cruciali per il paese, per la trasformazione, l'innovazione, la ricerca, e lo dicono espressamente i documenti cinesi, attraverso la acquisizione, termine eufemistico, diciamo più in linguaggio corrente, la sottrazione in qualsiasi modo possibile di conoscenze, tecnologie, controlli proprietari attraverso le attività di intelligence. E quello che avviene in campo economico, scientifico e tecnologico avviene sotto un modo di ignorare da parte di molti nel nostro paese quello che è l'articolo 7 della legge sulla sicurezza nazionale del 2017. Articolo 7 di questa legge cinese che obbliga qualsiasi ente, azienda, singolo operante all'estero a contribuire ad operare sulle questioni nelle quali viene richiesto, in stretto raccordo con l'amministrazione centrale e col governo. Quindi come si fa a venire a dire no, un'azienda di quelle proporzioni, che sappiamo come è nata, come si è sviluppata, sappiamo i 20.000 dipendenti che hanno fatto parte delle forze armate, dell'intelligence, che sono stati catalogati uno per uno qualche tempo fa, a dire che è affidabile perché dice di essere affidabile. Bene, è una sorta di autocertificazione che io mi auguro funzioni meglio di tante autocertificazioni che vediamo in giro. Avevo, ma forse con eccessiva cattiveria, e potrei essere giustamente redarguito in un certo senso, portato qui per leggere, Presidente, la prego di sapere che rinuncio a questo già in partenza, perché sennò altro che essere redarguito. Due pagine e mezza di un rapporto pubblicato da Merix, grande istituto di ricerca tedesco a Berlino, collegato al German Marshall Fund e a tanti altri centri di ricerca europei, sull'influenza cinese in Italia, attraverso think tank, attraverso l'opera di altissime personalità, ex personalità di governo, che vengono nominate nelle loro precedenti ed attuali funzioni, attraverso associazioni costituite ad hoc e collegate direttamente, associazioni italiane di amicizia, di cultura, eccetera, collegate direttamente, ad esempio, con l'United Front Work Department, UFWD, dipendente dal sistema di intelligence e militare cinese. E addirittura qualche esponente cinese del United Front Work Department è inserito organicamente in queste associazioni.
Voi sapete che ci sono circa 300 entità cinesi che controllano o hanno investimenti considerevoli, controllano in parte totalmente circa 800 aziende italiane. C'è chi sostiene che sarebbe molto improbabile che queste forme di controllo, di partecipazione ai consigli di amministrazione, eccetera, non siano l'occasione per facilitare tutta questa immane operazione di intelligence economica che si sta portando avanti. Ma se qualcuno interessa questo rapportino, così come se interessa qualcosa di più su quello che costituisce per le elezioni nei paesi occidentali, in particolare in Europa, la minaccia cyber, c'è un altro rapportino che posso rendere disponibile. Grazie. Grazie di cuore, davvero un contributo enorme per la nostra indagine conoscitiva. Chiedo quindi ai colleghi se ci sono domande o osservazioni. Comencini. Sì, ringrazio l'ex ministro per questa audizione molto approfondita e interessante, perché è andato veramente a estrapolare delle parti in particolar modo sul pericolo della Cina e dell'influenza nel nostro paese della politica cinese, che credo finora nelle varie audizioni, per quanto tutte molto importanti e interessanti, non si era andati a approfondire e a sviscerare, diciamo. E mi ha fatto anche piacere soprattutto che abbia toccato ad esempio la questione della minoranza, che poi non è così minoranza, del Falungong, che sono spesso fuori qua dal nostro Parlamento a protestare e che sono stati spesso purtroppo anche ignorati, e che rispetto ai quali ho chiesto un'audizione dell'Associazione di Medici che si batte contro il prelievo forzato di organi, e credo che sia uno dei tanti elementi dei tanti talloni di Achille che ha questo regime comunista cinese da cercare innanzitutto di far emergere e appunto portare a conoscenza dei cittadini rispetto alla cattiva informazione che diceva lei, cioè il fatto che viene invece presentata la Cina come un qualcosa di positivo, di bello, di utile per l'Occidente e per in particolar modo l'Italia. E volevo però chiedere anche se era possibile un'aggiunta rispetto a quello che lei ha detto nella sua chiaramente spiegazione di una visione delle possibili interferenze e geopolitica rispetto all'Occidente, in particolar modo fatto riferimento anche alla Russia e all'Iran come paesi che possono avere una particolare influenza, in particolare visione anche globale, no? In particolar modo l'Iran parlava di quella missione, se non sbaglio, messianica, cioè di comunque conquista quasi del mondo, comunque una visione da impero persiano quasi ancora, anche se ovviamente in questo momento c'è un regime che non c'entra nulla con quel magnifico impero, ma anzi è un regime basato su un'ideologia probabilmente islamica, quindi tutt'altra cosa. Però paragonato quello, mi viene in mente un po' in questo momento comunque la questione di un altro paese che non va da questo punto di vista sottovalutato, e che volevo capire la sua visione in merito, cioè la Turchia. Anche la Turchia è un paese che talvolta barcamena tra posizioni di amicizia a volte con la Russia, poi rientra nella posizioni atlantiche, però nel contempo ha un ministero in particolar modo che finanzia, se non sbaglio, la costruzione di moschee in Europa, che dice lo stesso Erdogan: mi raccomando turchi dell'Europa, fate 5 figli a testa che così conquistiamo l'Europa. Quindi magari non tanto sull'Italia, ma è ovvio che noi sì, siamo l'Italia, ma siamo anche in Europa, e quindi non possiamo fingere di non vedere quello che succede in Germania o in Austria, dove appunto sono state chiuse molte moschee perché finanziate dalla Turchia e avevano all'interno la propaganda islamista, estremista per a favore del terrorismo islamico, ma come anche nei Balcani, dove è evidente anche per motivi storici la presenza turca
è sempre più preponderante, ma in particolar modo mi viene in mente una riflessione su questo paese, perché lei appunto diceva che può avvenire in vari modi l'interferenza, ad esempio anche con ricatto economico o cose del genere. Questo lo vediamo in particolar modo con i migranti. In questo momento in Grecia si sta vedendo una situazione sempre più emergenziale legata appunto alla Turchia, che sappiamo come di fatto ha ricattato l'Europa dicendo: io non vi mando, lascio venire gli immigrati, però voi dovete darmi dei soldi, o nei confronti in questo caso anche un po' dell'Italia, la questione della Libia, dove è evidente che la Turchia gioca un ruolo da protagonista in questo momento, e quindi seppur non è l'Italia, ma è diciamo un paese, la Libia, rispetto al quale l'Italia dovrebbe giocare un ruolo da protagonista, e quindi non si può far finta di non vedere quello che succede rispetto a questo paese. Ecco, quindi sarà possibile una riflessione in merito a questo, per capire appunto anche questo paese come può incidere rispetto alla nostra sovranità. Grazie. Grazie, c'è anche il collega Picchi, magari raccogliamo entrambi gli interventi. Se ci sono altri colleghi, poi magari se si prenotano. Sì, grazie Presidente. Dalla sua relazione emerge chiaramente quanto, voglio dire, la Cina sia la sfida per la politica estera del mondo occidentale e anche per l'Italia. Nel suo giudizio, quanto gli attori della politica estera italiana sono consapevoli del grado, diciamo, di pericolosità di questa minaccia? Quindi molto semplice, i decisori politici, non parlo solo naturalmente della parte politica, ma di tutti coloro che se ne occupano, dagli analisti ai giornalisti agli operatori stessi, ai suoi ex colleghi, insomma, per essere molto banali. Grazie. Aggiungo anch'io una domanda, se possibile. Ecco, all'interno del nostro sistema paese, o quel poco che ne rimane, vede svilupparsi degli anticorpi a questi influssi che così bene ci ha descritto? Quale preoccupazione ha per queste oggettive interferenze che ci ha documentato? Grazie mille. Guardi, in senso cronometro, perché parto da Presidente, l'impressione che avevo quando ho cominciato un po' più seriamente a studiare il rapporto con la Cina, non che non mi fosse presente, perché ho un'antica consuetudine di lavoro alle Nazioni Unite con i colleghi cinesi, di cui ho sempre avuto il massimo rispetto. La battaglia sulla riforma del Consiglio di Sicurezza era fatta veramente in grossa collaborazione con loro e con tanti paesi di cui eravamo parte, quindi ma diciamo che ho cominciato a concentrarmi di più da un anno e mezzo a questa parte sulle implicazioni di ciò che stava avvenendo, soprattutto in preparazione della visita del presidente Xi Jinping e tutto quello che questo comportava come memorando avanti. Avevo la sensazione un anno e mezzo fa, che è tutt'altro che stata unica nella mia esistenza professionale di cittadino italiano, di essere una sorta di vox clamans in deserto. No, dico, ma io qui prendo delle posizioni di cui divento un po' un'identità bizzarra di cui nessuno condivide. In quest'anno e mezzo, per carità, per un fenomeno di generazione spontanea di attenzione, ho visto nascere da diverse parti, in seno alle forze politiche italiane, ma in Europa è molto più radicato, perché bisogna fare i conti col fatto che, per esempio, al Bundestag, al Bundesrat, ogni gruppo parlamentare ha un suo centro studi Cina, che si dedica solo di questo. Esistono task force molto dedicate su questo. Quindi lì queste preoccupazioni c'erano già da molto tempo, anche se sono controbilanciate, sappiamo, da interessi economici di grandissima proporzione dell'industria tedesca in Cina, ma in Italia la narrativa era sempre stata quella, il grande mercato. Vi ricordate, onorevoli, l'affermazione
la famosa affermazione che ho sentito la prima volta a Radio Radicale, la via della seta è il piano Marshall degli anni 2000. Questa una personalità estremamente autorevole della politica italiana che ripeteva questa affermazione e c'erano tantissimi che seguivano. Ecco, in quest'anno e mezzo le cose sono cambiate. Si è costituita un'associazione interparlamentare sulla Cina di circa 150-200 parlamentari che lavorano a fondo su questi temi e lavorano in modo coordinato fra loro in 30-40 diversi parlamenti del mondo. Ci sono personalità di governo un po' in tutti i paesi che sono su questo tema. Quindi consapevolezza sta emergendo, è una consapevolezza forte. Noi abbiamo il COPASIR, la relazione conclusiva della questione 5G, credo che fosse l'onorevole Elio Vito che era stato il relatore, era chiarissimo, consenso completo sulla pericolosità di consegna del 5G a un gigante cinese. Poi abbiamo visto che l'implementazione di questa raccomandazione parlamentare è stata così molto claudicante per alcuni aspetti, forse meno poi adesso in questi ultimi tempi, ma con la decisione di Team, ma insomma c'è sempre da stare molto, molto attenti e molto accorti. Quindi questo per quanto riguarda la consapevolezza. Dal punto di vista dell'intensità della minaccia e di quello che comporta l'insieme di questa situazione, io credo, come rispondendo all'onorevole Picchi, che ha un'esperienza di governo molto importante, credo che l'Italia abbia il dovere di muoversi in un senso coerente con quello che dicevo all'inizio, con la propria sovranità, la sovranità economica, scientifica, culturale, della ricerca. Non c'è nessuna distrazione che possiamo prendere. Qui si tratta di guardare le cose punto per punto. La collaborazione spaziale, per dirne una, è una collaborazione straordinariamente importante che la Cina vede nell'Italia per i programmi satellitari militari delle forze armate cinesi. E noi siamo un punto di raccordo che è importante per i cinesi perché siamo il principale partner europeo della NASA. Ma è evidente che aprendo una porta si socchiude perlomeno un'altra. Quindi su questi punti ci deve essere, a mio giudizio, ci deve essere una grande attenzione molto puntuale. Si può correggere nel suo insieme la politica che stiamo avendo, ma io credo che tante volte ho lanciato lo slogan stop al memorandum of understanding, all'attuazione del memorandum of understanding, se non vengono fornite tutte le collaborazioni che devono essere date, per esempio nella lotta alla pandemia, al di là della propaganda. Quindi su questo bisogna anche fare i conti con un'opinione pubblica che è stata abituata a una narrativa dei principali organi di formazione nelle università e dovunque, una narrativa che era a senso unico, cioè era tutta quella che si è sviluppata dal famoso punto del 99-2000 a favore di un'illusione di riforme e di riforme addirittura di un processo costituzionale in Cina che invece è andato in direzione completamente opposta. Gli ultimi due temi velocissimi, la Turchia è un interlocutore di importantissimo per l'Europa in senso negativo e anche con qualche elemento positivo. In senso negativo sempre di più, basta vedere l'intolleranza religiosa, perché il fenomeno di ritrasformazione di Santa Sofia in moschea non è una cosa fatta neanche per compiacere, risponde a un convincimento di fondo del presidente Erdogan e del suo partito della necessità di far risorgere la componente islamica, l'Islam politico, di riaffermarlo e di farlo progredire in tutta l'area di interesse della Turchia, cioè non soltanto nel paese ma in quella che era definita da un
ex primo ministro turco Davutoglu, la profondità strategica della Turchia. Noi pensavamo, noi italiani, che la profondità strategica della Turchia andasse più verso l'Asia Minore. Ci siamo accorti, un brusco risveglio, che veniva anche da questa parte la sua profondità strategica. E guarda caso, proprio nel controllo della zona economica, che è per noi di vitale importanza dal punto di vista di sfruttamento di idrocarburi, di connessioni, ma anche di grandi correnti migratorie. Quindi, e sappiamo quanto Erdogan abbia giocato sull'arma migratoria per ottenere aiuti o per effettuare pressioni. Quindi è un partner atlantico, è un partner economico sempre più problematico, ma che secondo me, su un piano diverso, ben diverso da quello dell'Iran. Perché l'Iran ha tutto quello che si può dire dell'Islam politico dei Fratelli Musulmani, che sicuramente non hanno al loro interno delle componenti tenere verso il dialogo interreligioso o neanche sulla lotta al terrorismo. Ci sono delle componenti storicamente dei Fratelli Musulmani che sono state fortemente compromesse. Basti dire che Sadat è stato ucciso proprio da una di queste componenti, ma poi negli anni sono proseguite. Ma mi sembra che l'Iran sia su un piano completamente diverso. Il terrorismo e l'assassinio, il massacro, fa parte della politica estera e di sicurezza iraniana. L'uso di Hezbollah, l'utilizzo sempre più esteso di Hezbollah nelle sue diverse configurazioni, ma anche dei IRGC, dei Pasdaran, delle Jihad Islamica e di altre formazioni, sono un elemento della politica di sicurezza iraniana per prendere il controllo, nella misura in cui loro conviene, di tutto il circondario. Cioè l'Iraq, abbiamo visto le difficoltà del nuovo primo ministro perché aveva cercato di disarmare le milizie iraniane in Iraq, la Siria non parliamone, abbiamo visto che è ampiamente controllata, seppur in partenariato con la Russia, dall'Iran e dalle formazioni iraniane militari. Il Libano è la posizione di Hezbollah, e lo Yemen attraverso gli Houthi. In modo inquietante, e qui l'ultima frase, in modo inquietante vediamo che terrorismo, sostegno al terrorismo, azione per i proxy, programma nucleare, quello è una cosa che sicuramente non sta andando per il verso giusto, possiamo discuterne a lungo. Minaccia di Israele, all'esistenza di Israele, uno Stato delle Nazioni Unite che minaccia di unificare il territorio fra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo, dichiarandolo pubblicamente, l'antisemitismo. Ma quello che, da un punto di vista di constatazione di quelle che sono le tendenze geopolitiche di sviluppo economico di un'intera regione, che va dal Libano sino allo Yemen, la presenza iraniana, la destabilizzazione e l'influenza militare iraniana e politica porta una incontrollabile diffusione progressiva di violenza, oramai da anni, e un impoverimento di tutte quelle popolazioni, un impoverimento inarrestabile, anche se sono paesi, a cominciare dall'Iran, in parte anche la Siria, con ricchezze vere nel sottosuolo e in altre potenzialità. Ecco, quindi è questo l'aspetto che, secondo me, aggrava una valutazione sull'Iran rispetto a quella sulla Turchia, ma sono perfettamente d'accordo che è un elemento di preoccupazione anche quello. Grazie. C'è ancora una domanda del collega Orsini. Grazie, prendo spunto da un riferimento che lei ha fatto poco fa all'Italia nell'Alleanza Atlantica. È del tutto evidente che il tema dei rapporti con la Cina è estraneo alle competenze istituzionali dell'Alleanza Atlantica, alle competenze territoriali dell'Alleanza Atlantica,
È altrettanto evidente che l'Alleanza Atlantica, essendo l'insieme dei paesi che condividono un sistema di valori di tipo occidentale, è direttamente interessato alla sfida che ha questo, che è una sfida sistemica che la Cina sta portando sul piano politico, economico e direi anche militare al sistema occidentale. Naturalmente l'Alleanza Atlantica è nata immaginando come competitor l'allora Unione Sovietica e in qualche modo, soprattutto da parte dei paesi di nuova acquisizione, è rimasta nell'Alleanza Atlantica questa forte sensibilità alla contrapposizione con la Russia, che però evidentemente va sempre affievolendosi nella sua rilevanza strategica rispetto al tema del rapporto con la Cina. Lei ritiene che negli anni questo porterà a una trasformazione del ruolo e delle funzioni della NATO, anche un possibile ripensamento dei trattati o che ci sia una qualche prospettiva di questo tipo? Io credo che noi europei abbiamo un cronico e crescente deficit di sicurezza e di capacità di difesa. È evidentissimo, non siamo riusciti mai a far veramente decollare un nucleo, neanche un nucleo di paesi europei credibile all'interno dell'Alleanza Atlantica per potersi in qualche modo sostituire crescendo a tante funzioni che l'America, magari volutamente per un periodo storico anche molto lungo, si è accollata per i propri anche interessi strategici nazionali. L'Alleanza Atlantica è una creazione, un'organizzazione politico-militare, politico prima che militare, anche se il valore militare è grandissimo, che rappresenta uno strumento insostituibile, ancor di più in una fase storica di disorientamento sulle questioni della difesa dell'Europa nel suo insieme, perché siamo tutti convinti e abbiamo spesso invocato in ogni possibile contesto questa crescita e questa consapevolezza. Purtroppo lo vediamo sempre più lontano, ancora di più con quello che ci ha colpito negli ultimi mesi. L'Alleanza Atlantica si è posta da un anno e mezzo a questa parte il problema della Cina, perché si è posta da sempre, addirittura da, forse non dico dall'inizio, ma di una stagione avanzata della Guerra Fredda, il tema delle sfide globali. Non sarebbe stato immaginabile che una sfida globale come quella cinese, che ha una proiezione, una strategia, pensiamo ad esempio all'intelligenza artificiale, il controllo entro 4-5 anni, ma probabilmente rischia di arrivarci prima, se non ci arrivano prima gli altri, o comunque a pari merito, controllo rapidissimo di questa nuova rivoluzione, che rivoluzione qualsiasi idea non soltanto tecnica di realizzazione di armamenti, ma di pensiero strategico. Quindi è in seno all'Alleanza Atlantica, che fra l'altro svolge anche delle funzioni molto importanti contro la cyber war o qualcosa di simile. Ricordiamoci il manuale di Tallinn, l'esperienza con l'Estonia sin dagli anni 2007, tutto quello che si è costruito da allora. E quindi io da quello che sento dei lavori a Bruxelles, a Evera, a Shape, è un convincimento dell'utilità del continuare a procedere a lavorare in un contesto atlantico da parte dei paesi che ne fanno parte. Ecco, questo. E questo serve anche per la standardizzazione dei materiali, per l'affinamento, anche per la condivisione di elementi di intelligence, che
che sono magari a gruppi ristretti all'interno dell'alleanza, ma che sono favoriti all'esistenza dell'alleanza. Quindi non penso, c'erano tante previsioni di dissoluzione dell'alleanza atlantica in parallelo alla dissoluzione del patto di Varsavia. Ora abbiamo di fronte, io credo, qualcosa che rischia di diventare ben più pericoloso di quello che era il patto di Varsavia degli anni 80, perlomeno. Grazie. Grazie davvero di nuovo e dichiaro conclusa l'audizione.